Ciao amici di Prepper.it e pronti a tutto. Oggi andiamo a vedere come si fa un kit da fuoco base. Allora, kit da fuoco base, che cos'è e come è fatto? Il kit da fuoco è quella parte del nostro kit di sopravvivenza, della nostra bob o comunque dei nostri strumenti che ci mette in condizioni di accendere un fuoco quando ne abbiamo bisogno, nella maniera più pratica possibile, nella maniera più veloce possibile, nella maniera magari più facile possibile. Ovviamente ognuno di noi preparerà il proprio kit da fuoco secondo quelle che sono le proprie esperienze, le proprie esigenze e i casi che si aspetta di affrontare. Però ci sono alcune regole che possiamo tenere presenti che vanno bene in tutti i casi. La prima è cercare di avere diversi modi che ci permettono di accendere il fuoco e che tendenzialmente siano abbastanza diversi fra di loro. Cosa vuol dire per abbastanza diversi? Vuol dire che devono permettermi di accendere un fuoco in situazioni diverse, con condizioni al contorno diverse o con necessità diverse. La seconda cosa è che non basta avere l'elemento che ci dà la scintilla d'innesco alla prima fiamma. Il kit deve comprendere tutto quello che mi aiuterà anche a far sì che quel primo elemento che riesco a ottenere si trasformi poi efficacemente ed effettivamente in un vero fuoco. Quindi un'altra cosa assolutamente immancabile sono tutte quelle che sono le esche da fuoco, che possono essere divise in quelle magari da primo stadio e secondo stadio. Cosa sono? Le esche di primo stadio sono quelle che a cui basta una fiammella piccolissima o una scintilla piccolissima per mantenere il calore, la reazione chimica, che è la fiamma, viva per un certo tempo. Quelle di secondo stadio sono invece quelle cui hanno bisogno già di una piccola combustione per partire, una fiamma un po' più rilevante, un po' più importante, e che saranno in grado di mantenerla ancora più a lungo. Okay? In passato abbiamo visto ad esempio il cotone carbonizzato, che è in questo caso è il charcoal, è un'esca di primo livello, di primo stadio. Altri elementi come ad esempio la diavolina possono essere considerati di secondo stadio. Una cosa subito da sfatare è che un kit da fuoco non è necessariamente composto da selce, pietra focaia, fire steel o altri elementi necessariamente vicini al bushcraft. Non è assolutamente detto così. Fiammiferi e accendini per un kit da fuoco vanno benissimo, non è considerato barare, non è disdicevole utilizzarli, perché hanno un vantaggio fondamentale: funzionano quasi sempre, funzionano subito e ti mettono subito a disposizione quello di cui hai bisogno. In una situazione di emergenza non siamo lì per essere aderenti a un modello televisivo di gente che sopravvive, ma siamo lì per cavarcela. Quindi se ho un accendino a disposizione, un fiammifero, va benissimo utilizzare quelli. Come andremo a comporre allora il nostro kit di oggi? Vediamo gli elementi uno a uno. Allora, gli elementi che andremo a prendere in considerazione, come abbiamo già anticipato, saranno sicuramente un accendino usa e getta che ha la possibilità di darci fuoco immediatamente nel momento in cui ne abbiamo bisogno e che ha la possibilità di andare avanti per parecchio tempo. Soprattutto in condizioni di forte umidità è una soluzione che potrebbe farci comodo. Il secondo elemento, anche questo qui l'abbiamo anticipato, sono i fiammiferi. Dei comunissimi fiammiferi che questi qui costano pochissimo, che però andremo a trattare. Allora, prenderemo questi comuni fiammiferi, andremo a impermeabilizzarli con la cera. E l'altra cosa fondamentale da ricordarsi quando si usano i fiammiferi è che la striscia su cui andiamo a strisciare i fiammiferi ci serve. I fiammiferi che sono in commercio da noi non hanno la capacità di essere accesi sul muro, su un mattone, sul pavimento o sulla carta vetrata, semplicemente per sfregamento. Deve verificarsi una reazione chimica fra la testa del fiammifero e quello che c'è qua sopra, altrimenti il fiammifero da solo non si accende. Provare per credere, avete tutto il tempo del mondo, non funzionerà. Altri elementi che possiamo considerare, probabilmente abbiamo già visto come funziona e come si usa un fire steel, quindi l'acciarino, quindi la possibilità di fare scintille con questo per andare ad accendere un fuoco. Ma attenzione, se
scegliamo di adottare questo strumento, che va benissimo, un sacco di aspetti positivi, funziona da bagnato, va avanti per periodi lunghissimi, praticamente quasi inesauribile, abbiamo però la necessità di mettere di fianco il suo compagno, che è il cotone carbonizzato, ovvero quell'elemento che, come abbiamo già visto, andrà a prendere la scintilla sviluppata dall'acciarino, la renderà una brace e poi, soffiando con un po' di abilità su del materiale secco, ci dà la possibilità di andare a sviluppare il nostro fuoco. Quindi attenzione, questo oggetto da solo vi servirà molto poco, a meno che non siate in grado di procurarvi sul campo quello di cui avete bisogno. Ma perché non portarselo, visto che già lo sappiamo? Bom, poi ci sono quelli che sono così, io considero i metodi quelli di ripiego o di fortuna. Allora, primo fra tutto è quello dell'utilizzo della lente di ingrandimento. Non lo adotterei perché cioè, si può usare soltanto di giorno, se fa caldo, se il clima è secco, quindi tutta una serie di situazioni che restringono la capacità di effettivamente utilizzare la lente per andare ad accendere il fuoco, ma su questo faremo un video a parte. Un altro metodo abbastanza conosciuto, divertente per accendere il fuoco, è quello di utilizzare la batteria da 9 volt o più e della lana d'acciaio. È vero che funziona, non tradisce praticamente mai, penso che funzioni anche da bagnato, avevo fatto un test una volta, non era andata male, però è un metodo molto verticale, funziona solo così, c'è solo possibilità di usarlo in quella maniera lì, la batteria pesa ed va benissimo per essere studiato come metodo, secondo me, di ripiego, di fortuna o improvvisandolo anche in altra maniera, ma basarsi esclusivamente su questo metodo o comunque portarsi dietro la batteria solo per questa cosa qui potrebbe non essere una scelta molto efficace. Abbiamo poi bisogno di altre cose che ci aiutino a sostenere la fiamma magari durante le fasi iniziali dell'accensione e che ci portino ad avere il nostro fuocherello che ci serve tanto. Tra questi, uno di quelli molto economici, molto pratici, facili da usare e che non tradiscono, è una normale candelina da tè, di quelle che costano niente e a cui basta effettivamente la prima fiamma per continuare a sostenere quella piccola fiamma e permetterci di far prendere i primi ramoscelli e di andare avanti. Quindi questo non è per farsi una romantica serata sotto la tenda da qualche altra parte, ma è un elemento che ci permette di sostenere le fasi iniziali dell'accensione del fuoco, che è sicuramente d'aiuto. Altri elementi simili possono essere ad esempio la diavolina, anche questa qui molto economica, si trova dappertutto, va bene anche spezzettarla, tagliuzzarla, piccoli frammenti vanno benissimo, oppure un elemento molto simile che si può fare da sé, che sono delle strisce di cotone completamente imbevute di cera liquida, anche queste qui strappate si accendono con poco e hanno la possibilità di andare avanti per parecchi minuti e quindi di innescare il nostro fuoco con particolare facilità.